Vi ricordate di Mina e della sua meravigliosa casa vista mare a Rapallo? Io me la ricordo molto bene e con un po' di nostalgia. Era stata una ristrutturazione radicale e che mi aveva permesso di sbizzarrirmi sia da un punto di vista strutturale che di interior design. L'obiettivo era quello di portare il mare dentro casa e permettere alla coppia e ai nipoti di ammirarlo anche dall'interno. Per questo ho creato una grande vetrata nella zona giorno, dove ho collocato un comodo divano con una doppia seduta, per poter da un lato guardare la TV, dall'altro concedersi un momento di relax con un'incredibile vista mare. Il mare fa da sfondo anche alla doccia del bagno padronale, che abbiamo collegato alla terrazza esterna, così da potersi rinfrescare tra una tintarella e l'altra, senza dover passare dal living. A proposito di terrazza, come sempre nei miei progetti ho creato un vero e proprio salotto a cielo aperto, con confortevoli divani, comode sdraio e lettini prendisole. Ma il mare è presente anche nelle scelte d'arredo e nelle decorazioni, come wallpaper con i pesciolini di una delle camere da letto e il colore che veste una delle pareti della zona giorno, il mio mitico blu balena. Ah, che bello ricordare i vecchi progetti! Vi piacerebbe riviverli insieme a me? Quest'anno ho in serbo una puntata specialissima, chiaramente di Cambio Casa Cambio Vita, e quindi non perdetevela! Here to stay.